Intanto sono contento di essere qui oggi fisicamente perché sono riuscito a farmi il Covid, a rompere il perone, però ho detto al sottosegretario riesco ad arrivare intero per questo momento, che è un momento quasi alla fine delle sofferenze, cioè un momento di celebrazione. E per noi è stata un po' una sofferenza anche il percorso, perché questo percorso è quello della gara che è durato circa 2 anni. Dall'aggiudicazione di agosto del 2021 ad oggi, insomma, è passato un po' di tempo, ma oggi siamo pieni di entusiasmo per lanciare. Tu parlavi di mission, io parlo di visione, di vision, come dicono gli inglesi, che è quello che direi il punto di partenza che ci ha trovato perfettamente allineati con il Ministero. Ci troviamo in un momento in cui l'Ippica, ma non solo l'Ippica, cioè tutto il mondo che ruota attorno al cavallo, diciamo, non è nella sua fase di massimo spolvero, e questo per una sorta di crisi delle vocazioni, ma la dottoressa Nicolazzi non è responsabile, quindi, di crisi delle vocazioni, ovvero di una diciamo, progressiva erosione della customer base, ovvero della platea degli appassionati attorno al mondo ippico, che nel corso degli anni è diventato sempre più un mondo per addetti ai lavori, per super professionisti, molto spesso anche autoreferenziale. Oggi lasciatemi togliere qualche sassolino, ma che non è un sassolino nei confronti delle categorie o del mondo in particolare, ma è un sassolino, direi, prodromico ad un futuro più positivo, e che è un futuro che, dicevo, condividiamo perfettamente con il Ministero, che ci vede attraverso questa televisione che ha un nuovo nome. Oggi celebriamo una sorta di rinascimento di un servizio che è, diciamo, live da tanti anni, ma che oggi rinasce completamente. Rinasce nel logo, che richiama anche un campo, una pista, nel nome, rinasce nell'immagine. Poi i miei colleghi parleranno in maniera molto più specifica e tecnica di cosa sarà il nuovo prodotto di Eco TV, ma soprattutto vuole essere, diciamo, una voce nuova nel raccontare tutto quello che è la filiera che ruota attorno a questo sport fantastico che vede il binomio cavallo fantino, cavallo guidatore, cavallo amazzone o cavaliere, che è unico. Poi in un mondo che parla di sostenibilità, di valori green, appunto di valori che ci riportano a vivere anche una vita sana, parleremo anche di turismo, di tutto quello che è legato alla filiera del cavallo. Secondo me la centralità del messaggio non deve essere quella di portare, di diventare, come magari in passato colpevolmente la televisione è stata un po' l'house organ di questo ippodromo, di quell'altro ippodromo. Ecco, deve essere invece la voce appunto una rinascita del prodotto legato alle corse dei cavalli. Noi, insieme al MIFAF, vogliamo fare l'azzardatura, per usare una metafora sportiva del cavallo, di questo nuovo corso della televisione. Abbiamo investito tanto, siamo contenti oggi, con i nostri sorrisi, sono un po' il risultato di mesi di lavoro in una gara nella quale abbiamo avuto tanto nel progetto tecnico, in quello che per noi era rappresentare al Ministero la potenza della capacità divulgativa di questo prodotto attraverso proprio un nuovo codice, un nuovo linguaggio, una nuova professionalità. E dicevo, grandi investimenti in strutture a Lucca, a Roma, peraltro ci spostiamo nel quadrilatero del MIPAF, quindi siamo anche vicini al nostro Dante Causa, questo sicuramente credo aiuterà anche proprio in una quotidianità di relazione e anche di partecipazione, auspichiamo, del Ministero alla vita della televisione. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se noi non fossimo partiti da quello che per noi di Snaitec, sin dalla nascita di questa azienda, dalla rinascita di Snaitec Cogent nel 2015, è il fulcro fondamentale, che sono il capitale umano, le persone. E le persone per noi sono fondamentali, perché le persone sono quelle che alla fine dei conti possono veramente determinare il cambio di passo, questo rinascimento. E in questo senso credo che non potrei essere più orgoglioso di avere, io sono milanista, purtroppo grandi campioni
Il sottosegretario è triste, abbiamo un derby qua. Il momento 0-0. Per il momento 0-0 è che nessuno di noi riesce a buttarla dentro, questo grande problema di entrambi. Però ecco, avere dei campioni in squadra aiuta certamente ad interpretare anche le linee guida che appunto ci arrivano dal Ministero e che insieme, sulle quali insieme abbiamo lavorato, e i campioni che noi in questo caso abbiamo in squadra sono una campionessa che è Chiara Porselli, che è con noi in azienda da tanti anni, da 10 anni, e diciamo, nei diversi ruoli che ha ricoperto ha sempre portato a casa dei grandi risultati, quindi sono certo che anche questa nuova avventura, che peraltro vi ho sempre detto a Chiara, che hai un compito, scusate la parola, figo, perché secondo me è una bella cosa questa, il rilancio che stiamo facendo deve appunto promuovere la produzione di una cosa nuova che è figa. E poi, a proposito dei fighi, abbiamo Giovanni Bruno e il suo staff che sicuramente porterà lo sta già portando, glielo dicevo prima, c'è già grande fervore in azienda e grande entusiasmo su quella che sembra già da oggi, che è proprio il giorno in cui si gira, quindi si va anche sul satellite, sul digitale terrestre, scusate, questo è l'assus freudiano. Stavamo sul satellite, andiamo sul 151, abbiamo anche il 51 di TVSAT, e quindi adesso però per queste cose credo che sia utile cedere lo scettro a loro. Grazie a tutti, grazie ancora. Grazie.